Chi sono io? Non si direbbe, sono quelle nella foto. Quella è una foto che ho fatto prima di lanciare una startup, quindi pensateci, pensateci due volte la prossima volta che vi viene in mente. Allora, sì, io sono l'Head of Product Management in PagoPA, sono anche il cofondatore di Fubless. Prima di questa esperienza ho lavorato nel mondo della consulenza e anche come project manager nell'incubatore del Politecnico di Milano. Sono un ingegnere, quindi lo vedrete anche un po' dalle slide, ma la cosa un po' di cui vado fiero è che sono nel mondo, diciamo, dell'innovazione e delle startup da quando in Italia praticamente non se ne parlava. Circa 15 anni fa eravamo veramente in 10 e ci conoscevamo tutti a memoria. Prima di partire voglio fare solo un sondaggio velocissimo. Chi di voi già conosce PagoPA? Ok. Chi di voi conosce Fubless? Perfetto. Vi rubo allora solamente due minuti per raccontarvi queste due splendide realtà. PagoPA è un'azienda interamente partecipata dallo Stato, il nostro proprietario è il MEF, il Ministero delle Finanze. Rispondiamo direttamente alla Presidenza del Consiglio con un obiettivo: sviluppare prodotti e infrastrutture digitali per cittadini e per le pubbliche amministrazioni. I prodotti, diciamo, di punta sono l'Appio, che ad oggi ha 32 milioni di download e 6 milioni di utenti attivi, ma c'è anche la piattaforma dei pagamenti PagoPA, che è una fintech all'interno di PagoPA, perché se vedete i numeri stiamo parlando di 330 milioni di transazioni l'anno, cioè un valore del transato superiore ai 60 miliardi di euro. Ma non ci sono solo questi, stiamo facendo anche tante altre cose belle. Quelle di cui, diciamo, oggi posso parlare sono la piattaforma notifiche, che è un progetto all'interno del PNRR che ha l'obiettivo di ridurre il numero delle raccomandate che la pubblica amministrazione invia ai cittadini. La piattaforma interoperabilità, che è un po' il sogno, perché vogliamo cercare di rispettare quello che è il principio del one soli, mettendo in contatto tutte le pubbliche amministrazioni per permettere al cittadino di dare una sola volta un documento e poi la pubblica amministrazione che si organizza per farlo circolare. Oppure c'è il wallet europeo, che è un bellissimo e super ambizioso progetto di cui magari state anche leggendo qualcosa sui giornali. Cos'è Fubless invece? Fubless è una piattaforma di sport sharing che ha una delle community più attive d'Europa. Stiamo per raggiungere il milione di utenti registrati. Sono state giocate quasi 400.000 partite. Quando io dico giocate, non pensate a qualcosa alla PlayStation, parliamo di partite di calcetto organizzate in giro per il mondo. 400.000 volte, 10-15 persone si sono messe insieme e sono andate fisicamente da qualche parte. Il funzionamento è super semplice, ci si registra gratuitamente tramite sito internet o app native che abbiamo, ci si localizza e quindi Fubless poi ti può mostrare tutte le partite che sono organizzate nella tua zona, mostrandoti ovviamente tutti i dettagli, quindi data, ora, location, partecipanti e se costo, e se ci sono posti liberi, come in questo caso vedete il segno in arancione, vuol dire che potete entrare in quella partita e iscrivervi inserendo fondamentalmente la vostra figurina all'interno della distinta della partita. La cosa più divertente è il post, perché post partita ci sono le pagelle, tipico cosa italiana, ovviamente ci si vota, noi diamo la possibilità di votare compagni e avversari, questa funzionalità ovviamente è quella che fa impazzire un po' tutti, perché poi ti crea anche il tuo profilo personale da calciatore amatoriale, ma con un profilo alla fin fine esattamente come quello di un professionista, e a noi è estremamente utile perché ci permette da un lato di creare ovviamente tutte queste livelli e categorie, ma dall'altro di monitorare anche i comportamenti che succedono su una community così ampia. Due cose di cui sono particolarmente orgoglioso dal punto di vista proprio di prodotto è che Fubless è stata nominata da Apple nel 2011 come la migliore applicazione
in Italia dopo Instagram, quindi Instagram primo, Fubless secondo, l'anno in cui l'abbiamo lanciata fondamentalmente. E Facebook invece ci ha selezionato come una delle startup mobile più promettenti, inserendoci in uno dei loro percorsi di accelerazione e supporto. Ora, vi ho messo su questa slide il percorso che abbiamo fatto per arrivare a 1 milione di utenti, mettendo subito un alert. Attenzione che questa è una vanity metric. Ciò che conta nella realtà, ovviamente, è il numero di partite che vengono giocate ogni mese sulla nostra piattaforma. Questo è la nostra North Star. E, come vedete, vi ho rappresentato anche cosa succede in Italia nell'ultimo mese, proprio per farvi capire anche quanto il virus di Fubless si sta espandendo, diciamo. Di cosa vorrei parlarvi oggi? Vi vorrei raccontare 8 lezioni di product management che ho imparato nel mio percorso imprenditoriale, partendo da casi reali. Quindi vi racconto esattamente cosa è successo in una determinata fase, per poi dirvi quello che concretamente ho imparato. Parto toccandola molto piano. Questa è una lezione che personalmente mi è costata qualche milione di euro di patrimonio mancato. Anno 2010, abbiamo appena fondato Fubless. Fondamentalmente, chi ha fatto startup sa che i cofondatori all'inizio fanno praticamente tutto, cioè su LinkedIn ognuno si mette il proprio titolo che vuole, cioè non è importante, tanto alla fin fine tutti fanno tutto. Io amavo lavorare sul mondo dell'assistenza, cioè mi leggevo tutte le mail, tutte le segnalazioni, tutte le critiche che arrivavano, perché lo provavo proprio, provavo un'emozione nel cercare di aiutare le persone che stavano avendo problemi col prodotto, che stavano avendo problemi con le loro partite, piuttosto che ci davano idee. Era veramente per me una fonte di energia incredibile. Ovviamente era anche interessante perché capivi cosa non stava funzionando sul prodotto, piuttosto che cose nuove che uno poteva fare. Allora, a un certo punto abbiamo iniziato a vedere una specie di trend, cioè utenti, permettetemi il termine, incazzati, che ci scrivevano sempre la stessa cosa. Ho organizzato la partita su Fubless, sono andato al campo, il campo era occupato. Fubless non ha fatto il suo lavoro, non mi ha prenotato il campo. Ora, giusto per dare un paragone, è come se voi organizzaste un evento su Facebook e poi te la prendi con Facebook che non ha prenotato la location, cioè c'era qualcosa che non andava. Quindi prima considerazione che facciamo, ok, c'è un problema di prodotto, miglioriamo, mettiamo dei banner, mettiamo delle checkbox obbligatorie, scriviamolo che noi non ci occupiamo della prenotazione. Questa cosa continuava ad andare avanti così, come se fosse intrinseca del nostro prodotto, cioè te lo aspetti. Questa era la considerazione che abbiamo fatto. Allora abbiamo detto, ok, forse c'è un'opportunità. Forse effettivamente noi dobbiamo farla questa cosa. Allora, invece di vederla come un problema, abbiamo detto, proviamo a capire, possiamo noi gestire anche la parte di prenotazioni? Ovviamente tutto questo voleva dire anche integrarsi con i centri sportivi per capire in real time, no, quali erano le loro disponibilità. Abbiamo detto, vabbè, visto che alla fine siamo 3, facciamo anche altro lavoro, vediamo un attimo che cosa possiamo fare. Andiamo a parlare col mercato, vediamo che cosa succede. Fortuna o sfortuna, poi lo capiremo, e il primo cliente che andiamo a parlare sposa immediatamente questa nostra idea. Tra l'altro era una delle organizzazioni più grandi d'Italia che gestiva diversi centri sportivi. Per noi era il sogno, cioè il cliente che ti paga lo sviluppo del prodotto che poi tu prendi e rivendi a tutta Italia. Quindi partiamo a 1000, ci mettiamo notte e giorno dal cliente a scrivere insieme tutto quello, tutti i processi che lui voleva supportare, facciamo esattamente tutto quello che lui voleva, creiamo un prodotto super super completo. E finalmente, ovviamente in ritardo rispetto alla roadmap, con molte più funzionalità di quelle che avevamo concordato, però siamo pronti, finalmente possiamo lanciarlo. Questa è la landing page che disegniamo all'epoca per il Fubless Planner, il nuovo prodotto che lanciamo sul mercato dedicato ai centri sportivi. Infatti, se leggete tra le righe, si parla di gestione abbonamenti, pagamenti, cartellini, c'era tutto in quel prodotto. Cosa succede?
Succede che quando iniziamo a parlare con tutto il resto del mondo, perché noi avevamo parlato solo con l'organizzazione più grande che c'era, ma poi abbiamo iniziato a presentarlo, non riuscivamo a piazzarlo sul mercato. Nessuno lo voleva. Nessuno lo voleva. La maggior parte dei centri sportivi con cui parlavamo nel 2010 ci diceva: ma perché? C'ho la carta, c'ho la penna, mi chiamano, non ne ho bisogno. Siamo stati mesi a provare a convincere il mercato, non ce l'abbiamo fatta. Allora abbiamo detto: ok, forse è un problema di prezzo. Se non sbaglio lo prezzavamo 29 euro al mese a campo, è troppo, abbassiamo, 19 euro al mese a campo, è troppo, 9 euro al mese a campo, neanche così riuscivamo a vendere. Visto che ormai il prodotto c'era e gli utenti continuavano a lamentarsi, regaliamolo, neanche da regalato. I centri sportivi lo usavano perché era proprio per loro completamente una cosa fuori da ogni logica, dai loro processi. Quindi, come potete immaginare, avevamo un prodotto che era quello di Fubless, della community, che stava continuando a crescere, andava benissimo. Dall'altra parte, questo prodotto che nonostante lo regalavi nessuno lo voleva, la decisione più ovvia è stata quella di abbandoniamo, focalizziamoci su quello che sta andando bene e dedichiamoci a quello. Ora, io lo so che vi state facendo la domanda, ma quella storia dei milioni di euro dove sta in tutto questo? Sta qui. L'anno scorso un'azienda che ha deciso di fare esattamente e solo quello che noi avevamo fatto a distanza di 10 anni sul mondo del padel, Marco, non so se prima l'hai citato perché l'hai visto nella mia slide, ha raccolto 50 milioni di euro con una valutazione di qualche centinaia di milioni di euro. Quindi qui ci sarebbe tantissimo da parlare e da raccontare. Io ho cercato di riassumere in 3 lezioni questa storia, seguendo un po' anche la cronologia, no, di come è andata. Primo consiglio spassionato che vi do: andate a parlare con gli utenti o con i clienti più insoddisfatti, perché lì c'è veramente una grande opportunità di imparare, capire, migliorare, o in questo caso anche nuove cose che si possono fare. La seconda è che non è facile cambiare le abitudini, ci vuole veramente tanto tempo, e qui vi faccio notare che io non ho scritto siate pazienti, perché noi ce l'avevamo la pazienza. Il problema è che la pazienza ha un costo, soprattutto nel mondo delle startup dove, come dire, nessuno regala niente, è importante comprarla quella pazienza. Quindi, guardandosi indietro, forse avremmo dovuto parlare con gli investitori e dire: ancora il mercato non è pronto, abbiamo bisogno di fare tutta una serie di cose per poter arrivare in quella direzione. Però poi arrivo al terzo punto, che direi che è un consiglio, cioè attenzione, perché le startup non riescono ad essere multi-product sin da subito. Noi abbiamo fatto questo errore e poi siamo arrivati qua. Quindi tutti noi, quando partiamo, abbiamo sempre questa voglia di facciamo anche questo, sì, ma anche quest'altro, dai anche quest'altro. Attenzione, perché ciò che fa la differenza è il focus, fa veramente la differenza. Vado avanti perché il tempo vola. Vi voglio raccontare come è nata Fubless. Partendo da questa citazione di Reid Hoffman, che è il fondatore di LinkedIn, cioè: se tu non sei abbastanza imbarazzato dalla tua prima versione, hai lanciato troppo tardi. Quindi io vi faccio vedere la seconda versione, perché la prima, come vi ho detto, era un sito fatto da ingegneri per ingegneri nel 2007. Potete solo immaginare che griglia di Excel era. Questo abbiamo detto che questa versione è del 2009. Vi ho detto che Fubless, la prima partita, è stata ad aprile 2007. Cos'è cambiato nel mentre? È cambiata questa. Questa è stata una partita organizzata a Firenze a luglio 2008. Noi stavamo guardando le nostre statistiche di utilizzo di quel sito orribile e a un certo punto abbiamo iniziato a vedere attività su Firenze. Noi non avevamo mai fatto promozione, ci vergognavamo di raccontarlo per quanto era brutto, eppure questo gruppo di persone stava iniziando a usarlo in una città completamente lontana dalla nostra. Quindi prima cosa li chiamiamo, cioè, ma cosa state facendo voi con questo sito? E poi quando loro ci hanno detto no, ma questo è proprio quello che noi stavamo cercando, è perfetto, è esattamente quello che vogliamo, ho detto: oh, attenzione, qua forse c'è un'opportunità. E quindi a un anno di distanza, questa è la visura camerale di Fubless,
Nasce Fubless SRL, quindi questo proprio per dirvi, è nato il sito, poi c'è stata questa partita che ci ha un po' sconvolto e poi è nata l'azienda. Quindi anche qui andate a guardare come le persone usano il vostro sito diversamente da quello che vi aspettavate, perché lì ci sono delle opportunità. Vi faccio vedere questa slide perché per Fubless è stata fondamentale per il business model di Fubless. Giusto per farvi capire, questa è una persona, è il profilo di un utente che ha giocato 1200 partite e ne ha organizzate 9500. Ora, è evidente che questo non è il classico utente, no? Non è il classico organizzatore, qua c'è qualcosa dietro. Qui noi abbiamo capito che effettivamente c'era qualcuno che stava iniziando a diventare un super organizzatore, cioè io non organizzo solo per il mio gruppo di amici, ma inizio a costruirci qualcosa sopra. Solo grazie a questo, quindi andando a vedere perché c'era un utente che aveva fatto 8 volte il numero di partite, aveva organizzato 8 volte il numero di partite che aveva giocato, abbiamo capito che qua dietro c'era ovviamente un business che lui ci stava creando e sul quale poi noi abbiamo costruito il nostro. Quindi qua la lezione, la quarta lezione che vi porto è: studiate sempre, diciamo, gli outliers, perché lì effettivamente ci possono essere delle lezioni particolari. Questa per un ingegnere è stata difficile da scrivere, ve lo dico. Quando è che 100 è maggiore di 1000? Citazione di Paul Graham, il fondatore di Y Combinator. Quando è meglio avere 100 persone che ti amano rispetto a 1000 che semplicemente ti stimano. Vi farò 3 esempi per farvi capire dove voglio arrivare. Punto numero 1, la retention. Questo utente qui, l'utente più attivo di Fubless nel 2019, ha giocato 258 partite. Se fate il conto, si parla di 5 partite a settimana, tutte le settimane dell'anno. Un professionista praticamente. 1485 partite giocate per una app B2C, cioè vuol dire che ha speso 7-8 mila euro sulla piattaforma, cioè per farvi capire anche i numeri di cui stiamo parlando. Questo altro utente si è tatuato il logo di Fubless. Cioè neanche io ce l'ho, ragazzi, il tatuaggio del logo di Fubless. Lui se l'è tatuato e ci ha scritto: grazie a Fubless ho conosciuto tante persone, ho iniziato a giocare ogni settimana, per me mi ha cambiato la vita, mi dovevo fare il logo. Questo ha avuto l'abbonamento gratis. Sì, gli abbiamo mandato maglie e tutto, è diventato un ambassador. Terzo punto, local marketing. Cioè Bologna è una città da 400.000 abitanti, ci abbiamo 40.000 giocatori iscritti, facciamo più di 300 partite ogni mese. Perché, e arrivo al punto per arrivare alla quinta lezione, il product marketing è essenziale in questo. Se tu non riesci a mettere il prodotto nelle mani delle persone giuste, non è importante quanto è buono quel prodotto. Se ci ripensate adesso agli esempi che vi ho fatto, capite quanto è stato importante arrivare esattamente a quella persona o a quella community piuttosto che andare mass market. Questo prima ne stavo parlando con una ragazza fuori. C'è stato un momento in cui Fubless era praticamente tutto perso. E questa vi riporto la slide che vi avevo fatto vedere prima, però come vedete c'è un periodo evidenziato e se vedete cambia, diciamo, la derivata, l'inclinazione, diciamo, di questo grafico cambia completamente perché inizia praticamente inesistente, poi c'è questa crescita esponenziale e poi a un certo punto cambia, continua sempre a crescere ma cambia completamente. In una startup sapete che la crescita è tutto, cioè gli investitori guardano quanto stai crescendo settimanalmente. In quel momento noi, in quegli anni, noi avevamo già raccolto il primo round, stavamo raccogliendo il secondo, stavamo parlando con player internazionali, erano arrivate proposte di acquisizione, quindi stava andando tutto a mille. A un certo punto cambia tutta questa direzione e noi rimaniamo completamente fuori da ogni gioco. Cos'era successo? Mille retrospettive, cambia qua, il prodotto non sta andando bene, sistema. Poi ti guardi intorno e dici: ah, cos'è successo? È successo che noi eravamo il tool che tutti gli organizzatori usavano per le proprie partite di calcetto con gli amici. In quell'anno lì arriva un'app che è installata su tutti i cellulari, è gratuita,
e che ti permette di organizzare e che ti permette di organizzare la partita praticamente con un click. Chi gioca a calcetto lo sa che ormai questo è il modello con cui si organizzano le partite di calcetto, il gruppo di WhatsApp. Quindi la lezione qual è qui? Attenzione, perché tutti noi parliamo di product market fit, come se devo raggiungere il product market fit. Attenzione che non è una fase che poi, ok, adesso pensiamo al futuro, è un momento. Il mercato cambia, ti possono arrivare nuove tecnologie, competitor indiretti, perché mai avrei pensato che WhatsApp era un mio competitor, invece lo era. Quindi qua la lezione che io vi trasferisco è semplicemente: guardatevi intorno e se ci sono questi grandi cambiamenti cercate di essere resilienti, adattatevi e cercate comunque di trovare la vostra strada. Noi abbiamo preso una strada completamente diversa, che abbandonava il tool per l'organizzazione, e ci siamo molto di più focalizzati sulla community, quindi la singola persona che arriva a Milano non sa dove trovare la sua partita e viene su Fubless. Vado veloce perché Marco sono in ritardo. E fai il prodotto, gli utenti arriveranno, questa diciamo è il mito che tutti hanno. Vi faccio vedere questa slide, perché fino a poco vi ho fatto vedere una slide, ma i più attenti avranno visto che partiva dal 2010, ma io vi avevo detto che era da aprile 2007 che c'erano le partite. Cosa è successo? 7000 utenti in 2 anni e mezzo, un grande successo, direi. Cos'è cambiato nel tempo? È cambiato che abbiamo ovviamente iniziato a fare delle attività di marketing. Qua trovate Del Piero che scende in campo con gli utenti di Fubless a sorpresa. Potete immaginare, c'erano degli juventini che si sono messi a piangere durante questa partita. Abbiamo portato Maldini e Serginio in un raduno di milanisti organizzato da Fubless, ma siamo usciti a San Siro a bordo campo o su tutte le confezioni dei Kellogg's d'Italia con un torneo internazionale che stavamo organizzando con loro, o ancora sono andato in televisione, questa è una puntata che è andata sulla Rai, picco incredibile di utenti su Fubless, abbiamo dovuto staccare funzionalità intere per poter rimanere attivi e accogliere tutta questa domanda. Ma non sono le strategie di marketing vere che hanno funzionato e ci hanno permesso poi di arrivare al milione di utenti. Guardate un attimo questa slide, sono delle statistiche della Wharton and Nielsen. Cosa dicono fondamentalmente? Guardate che il referral e il passaparola sono estremamente importanti, e solo grazie a queste nuove funzionalità che noi abbiamo rilasciato che poi effettivamente Fubless è diventato quello che è Fubless, un sistema di invidia a partita molto, molto più completo che ti permetteva integrazioni su Facebook, via mail, adesso WhatsApp, c'era anche l'SMS, la possibilità di scrivere tu un amico anche se lui non aveva Fubless e io gli mandavo l'SMS dicendo guarda che Giuseppe ti ha iscritto a questa partita, la possibilità, l'integrazione con la rubrica del cellulare, sono queste che hanno fatto la differenza su Fubless. Il miglior attività di marketing che abbiamo fatto, Facebook adesso non ve la permette più, quindi non la potete copiare, però è stato quando abbiamo detto ah cavolo, se funziona così bene allora offriamo direttamente la partita a chi invita 10 amici su Facebook. Boom incredibile di utenti, adesso purtroppo non si può più fare. Solo queste strategie qua ci hanno permesso di arrivare adesso a gestire 30.000 esordienti all'anno. Esordienti, persone che prendono il borsone e vanno in un campo a giocare con persone a volte anche che non conoscono. Quindi qua, penultima lezione, attenzione perché un prodotto senza marketing non esiste, ma la strada migliore, la strategia migliore di crescita e più profittevole è sempre quella di legarla al prodotto. Vi ho fatto vedere proprio le funzionalità che lo legavano. Marco, ho finito. Ultima considerazione, magari alcuni di voi hanno lavorato sui marketplace, quindi sanno quanto è complesso creare un marketplace. C'è il discorso del chicken egg, c'è il discorso della domanda e l'offerta che si devono trovare. Io oggi vi voglio dire perché è difficile da uccidere una volta che è partito il marketplace. Queste sono le partite organizzate a Roma in questa settimana, ok? Pensate quanto è difficile per un nuovo competitor arrivare e offrire tutta questa offerta. Quindi la barriera all'entrata qui per un nuovo competitor è estremamente importante. È estremamente difficile crearla, siamo d'accordo, ma una volta superata la massa critica, praticamente qua si va avanti da sola. Tutti i numeri che avete visto prima praticamente sono organici, noi non investiamo più per
quello che già abbiamo, investiamo solo per creare nuovi mercati. Network effect, qui se ci pensate è una cosa estremamente interessante, perché tu c'hai più partite riesci a offrire, più il prodotto diventa utile. Ma più il prodotto è utile, più utenti tu c'hai sulla piattaforma, che vuol dire più partite. Quindi una volta che questo meccanismo è partito, il network effect inizia a fare la sua, tu praticamente devi solo guardare fondamentalmente o alimentare al massimo. Altri due punti e poi ho finito. Questa è la pagina di un centro sportivo, il profilo di un centro sportivo, di un responsabile di un centro sportivo, cioè uno che dice io gestisco un centro sportivo, ma sai che questa cosa mi piace? Quasi quasi la uso e ci organizzo io le partite. Ora pensate quanto questo centro sportivo è ingaggiato sulla nostra piattaforma, quindi quando qualcuno gli dirà ok però c'ho un'altra applicazione competitor, costa la metà, vieni, io qua ci ho fatto 4.000 partite, c'ho 800 utenti che conosco, cioè io qui dentro ci ho creato un network con cui è difficile dire vabbè aspetta adesso porto tutto dall'altra parte. Chiudo, business model. Il modello di business di Fubless è molto semplice, noi prendiamo una fee per ogni partita che viene giocata, quindi se il centro sportivo incassa, anche noi incassiamo, se il centro sportivo non incassa, noi non incassiamo. Performance fee pura, nessun costo di setup, nessun costo di attivazione, se non sei contento in un mese sei uscito dal nostro network, quindi è veramente liberissimo. Quindi mettete insieme tutto questo. È arrivata l'ultima lezione di oggi. Quando sviluppate qualcosa, attenzione a pensare un po' più strategicamente, perché se no stiamo facendo solo la feature factory che, come dire, tanto, di cui tanto si sente parlare. Andare a capire esattamente quelle quattro cose che vi ho detto, come quello che stai sviluppando va in quella direzione piuttosto che un altro, può fare veramente la differenza. E semplicemente il riepilogo delle 8 lezioni che ho fatto in più tempo rispetto a quello che mi avevi dato tu, Marco, e spero che almeno una di queste 8 possa esservi utile, diciamo, nella vostra vita quotidiana. Grazie a tutti.